Siamo in compagnia del dottor Speciani, immunologo clinico e specialista in allergologia, con il quale parleremo di corretta alimentazione. Lei ha detto che non esistono cibi buoni né cibi cattivi, esiste appunto solo una corretta alimentazione. Che cosa intendeva? Esattamente quello che emerge, cioè noi oggi abbiamo moltissimi cibi cattivi, cioè fatti male, preparati male, però in diverse culture un singolo cibo, un singolo alimento, quelli che vengono dalla tradizione millenaria che portiamo dietro, ha una sua valenza e possiamo farlo diventare buono o cattivo in relazione al modo in cui noi lo utilizziamo, il modo in cui noi effettivamente ci nutriamo. A volte è l'eccesso che dà più fastidio di fronte una volta che è superata la carenza, come spesso ci troviamo ad affrontare in molte regioni del mondo. In questo il farmacista ha un ruolo molto importante. Credo che oggi il farmacista sia al centro, per la sua vicinanza al contatto col pubblico, della possibilità di creare formazione e quindi cultura di un'alimentazione corretta, che parte dalla prima colazione fatta con i bambini a casa propria, che parte dall'utilizzo dei cibi integrali, che parte dall'utilizzo corretto e non sistematicamente ripetuto di certi tipi di alimenti. C'è un esempio che è quello che sta nascendo, ad esempio, rispetto alla sensibilità al glutine. Oggi sta diffondendosi in modo ampio ed è legato, è diverso dalla celiachia perché non ha le stesse caratteristiche. Lei ha detto che prima di parlare di celiachia assolutamente bisogna parlare di sensibilità. Però è una sintomatologia in crescita legata a sintomi che sembrano molto comuni come la sindrome del colon irritabile, il gonfiore addominale e molti altri segnali poi legati in parte anche al sistema metabolico. Però ecco, è uno dei temi che può essere affrontato semplicemente imparando a variare l'alimentazione, inserendo il giusto contesto di proteine all'interno di ogni pasto, capendo che è la ripetizione sistematica che può dare fastidio. Quindi due diverse culture dell'alimentazione, possiamo dire un dualismo. La cultura dell'opulenza, quindi della civiltà occidentale, è quella di posti in cui bisogna educare al cibo, a tutti gli effetti. Ma è interessante questa domanda perché nella mia esperienza di lavoro e di collaborazione come volontario della Fondazione Rava anche ad Haiti, il contatto con la fame, con il bisogno di poter mangiare qualcosa ed è indispensabile, vanno coperti i bisogni primari delle persone. E poi ti accorgi che perché questo non diventi solo una beneficenza che dia la copertura della fame di un giorno, ma possa diventare invece lo sviluppo sociale e culturale, quindi di consentire ad una popolazione, ad un popolo di poter crescere, ecco, questo è legato ad un processo scientifico che significa insegnare alle persone ad usare meglio il cibo che hanno a disposizione, aiutare il fatto che fornire dei fondi, delle possibilità diventi fare del bene e non solo questa beneficenza di un giorno che si esaurisce in una in realtà illusoria possibilità di aiuto. Questo è estremamente importante perché riusciamo in questo modo a mantenere lo stesso tipo di attenzione che può nascere ad Haiti, è lo stesso che abbiamo bisogno qui con i nostri farmacisti, con la nostra popolazione per aiutare a crescere cultura in un aiuto che è esattamente quello che possiamo portare anche nel locale, come ad esempio nelle manifestazioni che ci saranno il 20 di novembre in Italia, stimolate dalla Fondazione Rava proprio per aiutare la disponibilità a crescere, ad aiutare una donazione che sia anche di aiuto per le popolazioni attuali e per quelle che vivono in Italia e che spesso hanno comunque bisogni sanitari. Ecco, di progetti ad Haiti ce ne parla proprio la dottoressa Ambrek, chi meglio di lei insomma di questo può parlare, anche di cultura dell'alimentazione in questi posti dove ancora c'è da fare tanto e l'Italia può fare anche tanto. Sì, noi come Fondazione Francesca Rava siamo impegnati in Haiti in moltissimi progetti, in progetti contro la malnutrizione e poi siamo molto impegnati in Italia grazie a una giornata dedicata che è il 20 novembre, giornata mondiale dei diritti all'infanzia, in cui grazie anche al patrocinio di Federpharma ci dedichiamo a sensibilizzare sui diritti all'infanzia e a raccogliere prodotti, farmaci e anche moltissimi alimenti per i tanti bambini che in Italia ancora si trovano in condizioni di povertà alimentare e di povertà sanitaria. Per questo motivo invito tutte le persone che vogliono partecipare, che possono partecipare il 20 novembre, andare nelle farmacie e acquistare un prodotto che verrà donato a uno dei tanti enti sul territorio che si occupano di bambini in condizioni di difficoltà e di povertà.